Bestiacci, eccoci qui, incredibile ma vero, con tanto di green screen, giocata a God of War, green screen che, vabbè, qualitativamente parlando è imbarazzante, però, insomma, questo è un off screen, questo cosa significa? Che qua facciamo, dovremmo fare le missioni secondarie, ma siccome non sono ancora arrivato alla parte open world del gioco, questa sarà una missione principale. Siamo a Nidavellir dai nostri simpatici nani e continuiamo a cazzo duro così, senza se, senza ma. Spero che non dia fastidio il green screen perché non è fatto benissimo, ragazzi. Non sono un tecnico, non sono bravo. Ah, piccola informazione. Intanto iscrivetevi al canale CopTV Live, CopTV Plus, iscrivetevi dove cazzo volete. Utilizzate anche i social, mi raccomando. Ma soprattutto, non mi ricordo più cosa volevo dire. Vabbè, giochiamo, va? Ah, no, vabbè, basta, giochiamo. Fine. Scusate, scusate. Continua. Ah. Ma che roba, ma che bell'effetto, ma dove la trovate questa professionalità? Esplorando il mondo. Dai, 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 dai che c'ho voglia. Eravamo arrivati dai nani, avevo appena mutilato uno dei corvi di Odino. Che non c'è più, infatti. Caldo sì. Bella sta musichetta di sfondo. Ah, ragazzi, se sentite, se percepite altri suoni differenti dalla mia voce e dal gioco, è perché questo è tutto in presa diretta, sono giocate personali in casa personale, e quindi sì, ci saranno distrazioni eccetera eccetera. Io non farò tagli, vi avviso, quindi abbiate pazienza, sarà circa un'oretta e mezza di gameplay. Via, partiamo. Ah, già si poteva esplorare. Se riesco a liberarla, ok. Ah, qui c'è una barca, ok, quindi si inizia a gondolare di nuovo. Cosa sta facendo? Che? Porca. Ma vaffanculo. Dov'è? Ci attaccano? Che diavolo è? Che carini. Sono cuccioli. Ma cosa sono? Ah, è vero che abbiamo lo scudo a torre, vero? Non so neanche come si utilizza. Kratos, mi sembra esagerato. Aia. Oh, fa male però, eh. Anche in modalità difficile. È volato. A poi, ancora. Treus. Figa. Tre frecce per ammazzarne uno, davvero? Preso. Che diavolo sono sti affari? Vediamo un po'. Sembrano quelli che c'erano nell'uno, però sembrano più pucciosi. Allora, bestiario, no. Bestia, abietto, no. Hellwalker, midgardiano, mostro. No. Aspetta, dove devo andare? Su risorse, appunti? No, devo andare qua su bestiario. E non c'è. Come mai non c'è? Nemici, ecco qua, forse. No, perché questi sono i nemici principali. Pergamene, letture di rune, amici, dite amici, entrate, non lo trovo. Dai, cazzo, volevo capire che diavolo sarà su bestia. E mai dire soltanto l'abietto? Ah, sì, è lui. Quanto vorrei schiacciare questi orribili bestionini con un calcio ben assestato. Kratos che scrive bestionine sul suo diario, però è un po' una vaccata, eh. Vabbè, la traduzione non è che sia il massimo. Il tanfo che metto ne pari solo a quello del perineo di un troll. Perineo di un troll, che schifo. Perineo dovrebbe essere la zona tra il pisello e il buco del culo. Anzi, forse pure peggio. Un abietto solo può smembrare un nemico. Sembrare un nemico, ma è raro vederli senza i loro compagni. Un branco di abietti riescono a sopraffare velocemente anche il più forte dei nemici. Gli abietti prosperano nelle terre umide. Se c'è uno specchio d'acqua, probabilmente nelle vicinanze ci sono anche loro. Crogiolandosi nello sporco e nel fango, cosa che non riduce affatto il loro odore unico. Bene, se dovessi imbattermi in un abietto di qualsiasi tipo, dovrei essere rapido. Se dovessi imbatterti. Non sto capendo chi è che scrive sto diario. Se è Kratos o... o se lo scrive per il figlio a sto punto. E fare attenzione ai denti. Ma quello che ho capito è il diario di Kratos. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free though. We can head through these channels when you're ready. Sì, ma prima qua c'è una strada, quindi. Ci abbiamo su quello che c'è. Ah, che sono quegli uccelli là? Ne ho ucciso uno. Bene, buono. Però. Io mi devo ricordare le mosse. Allora, Leviatano, abbiamo attacco runico e... che diavolo è sta roba? Manico di Valle Scura, cos'è che fa? Forza runica ricarica.
noi abbiamo Mazza Furiosa. Allora sì, mettiamoci questo. Però più che altro volevo Lame del Caos, complemento per le lame. Ah, l'impugnatura. Bella, mettiamocela. Molto greco. Volevo vedere lo scudo. Premi due volte L1 per eseguire un colpo con scudo. Ok, quindi. Bellissimo. Esagerato, come piace. E quindi questa è la terra dei nani. C'è una catena qui. Forse si può seguire con la barca. Qui c'è un molo. Rifornimento nanico. C'è una zattera lì. Ok, quindi si espande da quel lato lì la mappa. Vabbè, noi esploriamo. Voglio platinarlo, ragazzi, quindi pochi cazzi. Attenzione, risorse. Mio. Qua mi sembra chiusa la zona. Aspetta, vediamo giusto di qua se c'è qualcosa, ma non credo. Da dove siamo sbucati? Possiamo tornare indietro. Comunque, essendo completamente esplorabile, ci dà. Cioè, immagino che qua ci torneremo, perciò. Fico. Faccio io. Bravo nostro Atreus. Mi sta piacendo un sacco come personaggio, ragazzi. Sta crescendo bene. Did you ever ask? Possibile che Kratos non abbia mai chiesto a Faye se guidava la ribellione contro Odino? Cioè, allucinante questo nome. Molto diretto. If you never asked mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say Dopo donna, occupati della casa. I will go to catch fish in the river and then leave for 5 days? Bellissimo. Your mother was far better at fishing than I. Bene, buono. Allora, qua ci sono due strade. Però io non so quale cazzo prendere. Vabbè, io esploro. Che cazzo vi devo dire? Mi sento già spaesato. Anche se in realtà è molto guidata la situazione. Allora, occhi aperti perché ci sono i corvi di Odino in giro e non devo saltarli. Sono 41. Che è stato? Ho sentito uno strano suono. Sono 41, se non sbaglio, qui. Anziché 51. Mia. Ah no, non è un barile. Che bella acqua limpida, mi voglio di berla. Aspetta, qua posso attraccare? Sì, di qua. Vado. Eccoci qui. Buono. Resources. 113, sento suoni. Non so da dove. Qua posso passare? No, però lì c'è qualcosa, forse dall'altro lato, lo potremo vedere. Il fatto che stiano fissando che tutti. Allora, ci sono diversi indizi in God of War. È sempre stato così, più o meno. Se tu guardi la faccia dei personaggi, capisci che stanno indicando e stanno guardando qualcosa che magari può essere utile o con qualche interazione. Tutti e due stavano guardando in alto a destra. Di là. Però non c'è un cazzo, quindi. Si sono rincoglioniti di botto? Che è sta musica? Bellissima. Eccoli là. Did you see that over there? Cosa diavolo sono quelli a fare? Procediamo schisci. Termine da battaglia. Risorse. E qua c'è un barile. Piano, con calma prendiamo tutto. Dai, che se magari approfondiscono anche il rapporto tra Kratos e Fae è interessante, è curioso. Lo vedo molto più cupo questo secondo capitolo rispetto al primo. Ha senso perché si parla del Ragnarok, però allo stesso tempo è anche più cruento. Come smembramenti e azioni un po', insomma, ecco. Un po' pesantucce, che nell'uno non c'erano. That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. Va bene, giriamo la ruota. Alla faccia dei nani. Trovo una spiaggia per su cui attaccare. Trovata. Ho vinto il gioco. Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn.
You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. Cos'è sta roba? Ci si può attaccare con le spade di... della Madre Chaos? If only we were in Midgard, that water'd be frozen in the second. Ok, dobbiamo in qualche modo spegnere... Dobbiamo in qualche modo spegnere i geyser. Bastava semplicemente congelarli. Se solo avessimo un ash in grado di congelare l'acqua, eh. Cazzarola. C'è altro da prendere, no? Senti il flautista come ci dà dentro. Ok. Qua si può salire. Ma qua vi è una strada. Guarda un po'. Posso andare lì con le lame del caos? Yes. Ok. Che diavolo è sta a fare? Ma hanno fatto risalente alla resistenza nanica. Mars Brassard, father of a few dwarves you may be well familiar with. Brock may be interested in getting. Potrebbe essere interessato a riaverli. Braedar, quindi stiamo già parlando di nani e di. Di divinità naniche. Va bene, ok. Ma che carino. Scusate. Qua c'è un nano. Bello anche lui. Allora. Uno. E me ne manca un altro che è qua. Perfetto, bravissimo Kratos. Da notare come i sigilli siano esattamente in tema con il regno, il reame, perché erano dei piccoli nani armati d'ascia. Questa cosa mi eccita, mi arrapa parecchio. Belle le mele di Idun così. Hai raccolto abbastanza mele di Idun, salute massima aumentata. Ma che figata, mi piace un botto sta roba. Bello il design. Sono effettivamente delle mele, anziché dei sacchettini con... inciso sopra il marchio di Freya, bello. Di Freya, di Frigg. Good old dwarven craftsmanship. Si salisce. Ok. Tyr was a friend to the giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants. Sostenuto i giganti. Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Infatti, vedi, infatti questa cosa mi ha sempre affascinato, più che altro mi ha incuriosito. Tyr che sia alleato con i giganti mi sembra un po' una vaccata. Che simpatizzi per loro, sì. Ma congelare sti affari, cosa serve? Perché lo posso fare, ma ha un'utilità. Pare di no, via. Nemici? Buonasera. Ok. Sono belli tosti gli amici. Aia. Vado. Me ero quasi. Ah, fangulo. Mi piace. Oddio, che bug. No, me l'ho parato. Ah, fangulo. Quasi morto. Bestie di resta. Muro di pietra. Premiere 1 per assorbire gli attacchi standard e spezzaguardie. Quando l'anello diventa giallo. Nista, ma ce ne sono altri? Ebbene sì. Cazzo, si schivano bene. Bravo Atreus. Cazzo, mi hanno ammazzato. Fanno un male bastardo. Però sono fighissimi, quindi... adesso li analizziamo per bene. Ma mi ha spiegato cosa sono? O no? No, da capo no. Allora aspetta, un po' di strategia. Soprattutto sistemiamo la scrivania che fa cacare. Eccoci, allora via. Un po' alla volta. Si fa. Oh.
Vabbè, però figa. Allora, Dio buono. Quindi devo assorbire. Devo assorbire gli urti. Non l'ho preso. Buono. Ottimo. Quindi questo praticamente questo scudo mi ciappa su i, quelli che sono i, i colpi e me li rimanda indietro. Fico. Però col Perry basta. Assorbe i colpi del Perry. Oh sì, oh sì. Aia. Ma va a cacare. A lei. È un po' di vita. Gentilissimo. Ce ne dovrebbero uscire altri. Sì, 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 l'ho visto, l'ho capito. Ok, con calma. Piano. Figa, sono veloci, ragazzi. Ok. Ok. Perfetto. Oh sì, mi piace un botto. Mi piace un botto tutto ciò. Ragazzi, il gameplay penso che sia una delle cose più soddisfacenti del mondo. Arrivederci. Sì. Sì. Dai, Atreus, fagli male. Bravo, ragazzo. Sì. Bello. Bello, bello, bello. Mi sta piacendo un botto, ragazzi. Basta prenderci la mano, poi diventa effettivamente qualcosa di coinvolgente. Dai, vai, dove vai? Dove vai? Questo muro di scudi è qualcosa di potente comunque. Olè! Oh sì! Belle le animazioni. Questa è mia. Dai, chiamiamolo. Vieni su, ciccio. Arrivederci. Boh, risolto? Posto, Atreus? Un po' strabico, ragazzo. Deve aver preso dalla mamma. Ok, di qua. Dammi la Regio Sparta. Perfetto. E qua che si salisce? Dovrebbe esserci questo forziere da usare. Ah, potevo volendo salire qua durante il combattimento? Magari potevo fare l'attacco dall'alto. Chi lo sa? Ferro battuto, pezzi d'argento. Cosa cazzo sono ste bestie? Andiamo a vedere. Armatura, abilità, obiettivi, codex. Bestiario, mostro, Grim. Ah, vabbè. Belli, fatti bene, figo. I Grim sono appunto delle sottospecie di incubi, di troll, mettiamola così, una specie di figli dei troll nella mitologia norrena. Occupano i voluminosi dei demoni, occupano il voluminoso posto intermedio nel ciclo di vita di mostri gassosi ostili di Svartalfheim. È la madonna. Sono gli adolescenti della specie. Ottimo, quindi ne beccheremo più grossi. In mancanza di una parola più adatta, adolescenti violenti e gassosi. Buono. I Grim sono tra le creature più mobili dei nove regni. Possono arrampicarsi su qualsiasi superficie e scavare nel terreno a velocità sconcertanti, il che li rende fin troppo facili da perdere di vista. Fortunatamente non hanno sviluppato la capacità di volare, per ora. Ne troveremo con le ali, perché i Grim hanno anche le ali. I Gargoyle, toh. Però ho visto che possiamo... No, possiamo potenziarci l'armatura. Oh, la madonna. E questa da dove cazzo è uscita? Da dove è uscita sta armatura qui, incredibile, Naneshka? Uccidere un nemico durante Furia di Sparta ripristina la parte di rabbia e salute. Armatura creata con il massimo della cura ed edizione per chi desidera avere solo le cose migliori nella vita.
Difesa 4, runico 1. Io vorrei vedere le info. Dove... Ah, sono lì, le hanno sistemate tutte in basso a sinistra. In alto a sinistra, diciamo tutta la categoria, ok. Spallaccio di Vidar lo leverei dalle palle anche se ci dà 5 di forza, che non è male. Questo ci aumenta un po' la difesa. E che io Kratos vederlo coperto mi fa schifo, però sta roba nanica è veramente eccezionale. Aumenta la difesa e aumenta il runico. Ma sì, dai. E anche di Atreus abbiamo l'armatura. Credo. Perché quella di Atreus di Valle Scura fa cacare? Ah, per Atreus sono solo... Cioè, non aumentano nessuna risorsa, solo estetica. Mettiamogliela gialla anche al bimbo. Armatura della braccia. Della braccia, perfetto. Questo ci aumenta la forza, quindi glielo mettiamo. Belli. Potente. Runico. Sì, ragazzi, sì, ci siamo. Madonna santa, ma è cazzutissimo Kratos così. Ragazzi, è pompato da far schifo, mi piace. Ma che roba! Porca puttana, è bellissimo. Madonna, non è quello che voglio vedere in God of War, però. Diciamo che Brock e Sindri hanno fatto un ottimo lavoro. Minchia. Va bene. Esageriamo un po'. Ah, aspetta, le abilità, avevo sbloccato nuove abilità. Allora, Leviatano, dai. Perché mi sa che non abbiamo abbastanza punti XP per fare robe con... Ah no, volendo sì. Allora, vediamo cosa mi ha sbloccato per il Leviatano. Tecnica a distanza mischia. Cos'è sta roba? Modifica abilità sbloccate? Come? Applica un gettone mod per aggiungere un effetto? Ah. Mira a premere 1 per lanciare rapidamente il Leviatano in avanti. Può causare una reazione più grave colpendo il nemico alla testa o alle gambe. E come funziona? Che figata! Gettoni mod. Ma dove si sbloccano? Sblocca i gettoni mod per un'abilità usando gli XP. Ma che... Madonna, ma quanto è personalizzabile? Ma bellissimo. Allora, possiamo aumentare il danno, lo stordimento o l'elemento? Aumenta notevolmente il gelo dell'abilità. Quanto costa? La Madonna di Cristo. No, costa troppo però. No, 250. Ah no, vabbè, dai. Allora, prima di mettere una mod, io sinceramente... Devo farlo per forza? Porca troia. Vabbè, facciamo stordimento? Aumenta un po' di stordimento? Dai. Ma posso farlo con tutte? No. Vorrei aumentare un pochino tecnica. Questo è il risveglio, bla bla bla. Questa roba la possiamo sbloccare? Premere 2 durante il risveglio del gelo per eseguire un fendente glaciale. Questo che cazzo è? Gli attacchi ravvicinati con l'ascia contro i nemici in fiamme infliggono danni bonus. Ah, vabbè, sti cazzi. Questo invece? Tieni premuto R1 per trascinare l'ascia sul terreno e generare delle schegge di ghiaccio sul suolo. È molto più magico come sensazione. Facciamo questo. Poi ci rimangono 850 per ciapar su. Farei questa roba qui. Risveglio del gelo, così. Premi R2 durante il risveglio del gelo. Va bene, va bene. Quindi questo con il risveglio del gelo ci fa sta roba. R2 ci fa... Esatto. E con questo ci fa la potenza di V. Quindi faccio così. Ok. Faccio così. Ok. E poi abbiamo sbloccato. Aspetta un attimo. Abbiamo sbloccato anche questo. Tieni premuto R1 per lanciare sul terreno schegge di ghiaccio al suolo. Quindi vado così. Meno fendenti. E poi... No, ho sbagliato. Figo, figo, potente, incazzoso, mi piace, stiloso. Arriva Atreus, è già lì il ragazzo. Ah bene, figo, ci dice anche già dove dobbiamo andare. Qua dovevamo prima. Ok, qua sotto. Niente? Neanche un corvicino? Ma non ci credo. Siamo a 24 minuti e io ragazzi ho fatto tipo 10 metri. La vedo dura sta serie. Vediamo un po' se... Spero di non essermi lasciato nulla alle spalle. Ma non credo.
Che cazzo? Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. The ground. An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Vabbè, Svartalfheim, se non è una terra di terremoti. E voilà. Posto? Buon, to. E chi ci vuole? Nice job getting it to lower exactly where we need it. Qua possiamo poi scendere e volendo tornare. Attacco di nemici? I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Fimbulwinter doesn't strike all. Ah, il Fimbulwinter non colpisce tutti i rami allo stesso modo. Weird that Fimbulwinter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, gli effetti sono più gassosi. Gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. Ma che figata. Effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Ma che figata, ragazzi. Quindi in sostanza il Fimbulwinter va a modificare i reami, non sempre però con lo stesso effetto. Qua è più gassoso, è più umido, è più caldo. È sul riscaldamento globale, in sostanza. Dove andiamo? Andiamo dove ci porta il cuore. Che è sta zona ampia che nasconde nemici. Ma posso lanciare l'ascia dalla barca? No! Che belle le fucine dei nani, comunque. Fighissime. Ok, lì abbiamo un bel forziere della vita. Aspetta che qua c'è roba. A posto. Think we can fit under that bridge? Ma sì, ma sì. Venezia. Ma che bello. Esattamente come a Venezia. Ci manca il napoletano gondoliere che canta "Oh mia bella Madonnina" e abbiamo fatto proprio la chiappa soldi per turisti. Guarda cosa c'è lì. Questo cos'è che era? Il sidro? No, il sidro. Non mi ricordo più la linfa. Non mi ricordo più un cazzo, ragazzi, perdonatemi. Rugiada, potere runico di Yggdrasil. Una bevanda ottenuta dalla rugiada all'albero del mondo. Aumenta di 2 punti il potere runico in modo permanente. Thank you so much. Mia. Allora, abbiamo 2 rive. Attenzione, lì con dei nemici, lì con niente. Andiamo dai nemici, va? Almeno testiamo le nuove abilità. Facciamo un agguato. Buonasera. Come va? Ah pure. Ho sbagliato. Vabbè, ci ho provato. Sti bastardelli piccolini danno. Oh, ok, mi serve la Regio Sparta, ragazzi. Dove sono i nemici? Qua. Che cazzo ho fatto? Lo voglio rifare. E basta. Figa, si fanno male sti bastardi. Figa, ragazzi, mamma mia. Quando si incastrano così di colpi è devastante. Allora no. Attacco frontale sconsigliato. Mi devo ricordare i tasti, ragazzi. Perché è sempre God of War, ma è tutto diverso. Allora, abilità. Ottenere premuto triangolo, R1 per fare sta roba. E via. E poi... questo quando c'ho il risveglio di sta ceppa. Ok, uno è andato. No! Porca puttana! E basta! È difficile, ma si può fare. Ok, perfetto. Right, brother!
Ma porca troia, se fanno male sti bastardi. Dove vai? Girati. L'ho preso. Ecco, che c'è uno, faccio sta carica qua con la regio spatta. Chi lo sapeva? Figa, se sono pericolosi sti bastardi. Bravo Atreus, mi demi un po' di rage. Arrivederci. Fine, mi hanno fatto il culo. Cos'è quella roba lì? Piano, con calma, fatemi salvare. M'hanno fatto. Oh, sto giocando malissimo, ragazzi. Perché devo prenderci in mano con i tasti. Più che altro è sta roba qui che devo capire. Cioè, non riesco a fare questo movimento perché devo staccare il pollice dal. Cioè, prima c'era la possibilità di girarsi, se non sbaglio, schiacciando L1 e X, una roba del genere, che aveva senso. Adesso devo premere L1 e poi fare il tasto giù. Quindi mentre sto giocando col coso, sto usando la levetta, all'improvviso dovrei far così. È un po' una merda dal mio punto di vista. Non so se si possono rimappare i tasti, però non voglio farlo. Sicuramente si può fare, però non voglio farlo perché non voglio poi magari smerdare tutto quanto il gioco. Allora, qua si sale e io ci salgo. Si inizia a giocare e giochiamo. Ah, vedi, se non è caricato non funziona. Ok. E l'altro? Ah, poverello. Ah, porca puttana. Oh. Voilà, voilà. Bravo Atreus. Boh, molto meglio. Dove è andato Atreus? Vabbè, se n'è andato. E che è servito a salire qua sopra? Non c'è un cazzo. Non ha senso, scusami. Ci deve essere qualcosa di nascosto. Ma davvero? Sono salito qua sopra per... Non c'è neanche un forziere. Forse è la strada giusta. Probabilmente perché di là è chiuso. Vabbè, scendiamo. Allora, qua si continua. Qui c'è una... Qua c'è un geyser. Ho capito. Ah, salgo là sopra per congelare questo. Ok, ha senso. Va bene, però prima voglio esplorare cosa c'è di là. Quindi prendiamo sulla barchetta e andiamo dall'altra parte. Tanto non credo che i nemici respawnino. Non penso sia un Souls-like. La zona è stata ripulita e buona. Attenzione. Non sto neanche più utilizzando le lame del caos. Ah, vango uno. Sta durando di più il gelo. Allora, effetto del gelo dell'ascia intendo. Sta durando di più. Ma se premo L1 L1? No. Ok, sì, e devo ricordarmi i tasti, ragazzi. Datemi pazienza. Abbiate pazienza. Pian piano. Datemi pazienza. Pian piano ce la fo. Di qua dove eravamo prima. E andare di qua. Io comunque rimango per il Leviatano. Mi dispiace, ma le lame del caos sono sì Kratos, ma sono affezionato troppo a Leviatano. Mi piace troppo. È troppo figo come concetto di gioco. Abbiamo tirato giù tutto quello che c'era da tirare giù. Penso di sì, quindi. Voilà. Easy. E questo morto, questo Grim morto qua? Strano. Vita. E premio alla fine. Ma non è finita qui. Ah, vedi? Grande Atreus. E come cazzo faccio a colpirlo? Non ce la fa.
Mira L2 per incidere rovi... Aspetta, prima... L2 e R2 per incendiare? Ah! Ok. Fico, fico. Opla. Se, mi sento molto un Ghost Rider a fare ste robe. Ok, sì. E ancora non vedo i corvi di Odino. Pelle non conciata, perfetto. Facciamo su questo. Pezzi d'argento. Lì abbiamo altra roba. Ok. Procediamo per di qua. Qua si scende? Ah sì, qua c'era l'oggettino che abbiamo tirato giù prima. Eccolo qua, pelle non conciata. Eccoci. Sono qua Atreus, sono qua, poverino. Strabismo di Venere. Lo perseguito dalla nascita. Allora, passiamo per di qua e cerchiamo di capire l'incredibile enigma ambientale che ci impedisce di passare. Salvo intanto, ovviamente. Comunque ragazzi, le sensazioni di gioco sono quelle da gioco dell'anno adesso. Pochi cazzi, a me dispiace. Ma posso colpirlo da qui? No, devo colpire la fonte dell'acqua. Quindi, per congelarlo, passo qua sopra e via. Giusto? Da qua sopra ce la fo? Eh no. Ah sì che ce la faccio. Non so come abbia fatto. Via, 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 via. Su, su, su. Op, op, op. Madonna mia, quanto è pesante. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. E direi. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. E Kratos qualcosa ne sa. Buono. La guerra tra dei. Il nostro caro Atreus non sa neanche di cosa sta parlando. Bello sto ulivo. Ok, c'è un sacco di strade. Ci sono un sacco di strade, ragazzi. Io non so. Oddio, in realtà no. Molto lineare. Stiamo facendo il giro. Nel mentre che l'assa l'abbiamo lasciata indietro. Seems Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warm? Goderci il caldo, ma insomma. Porca troia, abbiamo proprio gusti diversi. Allora, ma l'ascia l'abbiamo lasciata indietro, io non so se sia... Dietro c'era un botto di roba da esplorare. Vorrei tornare indietro per assicurarmi che abbia esplorato tutto, però non lo so. Allora, qua abbiamo un cancello che sicuramente si attiverà con due guys. E niente, Nidavellir, la città nanica. Ce la sogniamo per adesso. Allora, andiamo di qua, va. Un po' alla volta. E l'ascia è tornata. Che diavolo sei tu? Non l'ho preso. It's too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Attaccala da dietro. E attacchiamola da dietro. Quando ci c'era fuori, se ci c'era mai fuori. Guarda Atreus, guardalo. Gotta get behind it. But how? Ormor. Oh, finalmente ci dice che cazzo è. Una creatura misteriosa. Mimir dice che è nata da un tizzone sfuggito al martello di Surtur, gigante del fuoco delle terre del Muspelheim, mentre lavorava alla sua officina. Il custode di Muspelheim ha dato vita al tizzone con il suo mantice.
E il suo ultimo atto è stato rubare e distruggere i metalli preziosi che il fabbro stava usando per forgiare un'armatura. Mimei ha cercato di dirmi che Surtur l'ha trovato divertente. Se fossi stato Surtur, non mi sarei divertito. Bella questa storia. Spiegano anche molto di più la mitologia rispetto al primo capitolo. Questa è una cosa che mi fa felice. Pelle non conciata, ferro battuto. E boh, poi altro non si sa. Ah, brava Atreus. Stiamo distruggendo la terra dei nani per niente. Qua? Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Sarà dall'altro lato. È là sopra. Tu guarda. Ok, di qua. Look, there's a chain we can pull up there. Eh sì, dobbiamo andare dall'altra parte. Oddio, ho ucciso mio figlio? No, a quanto pare no. Fammi un attimo. Voilà. Povero piccolo Atreus, lo abbiamo ustionato vivo. Che cazzo vuoi? Che ciccione. Aia. Ma va. No, iniziano col veleno, non va bene. Dov'è? Ce n'è un altro. Dove sta l'altro? Ah, là sopra? Bella merda. Ma venga giù, venga. Figa se son veloci sti bastardi. Porca puttana. Minchia, ragazzi, fanno male. Muori. E ciccio, è andato. Ok. Ah, Atreus. Fermalo così. Oh, là, questo volevo vedere. Però sono messo malissimo con la vita. Sì, ce la fa. Aspetta un attimo, fammi capire dove cazzo mi trovo. Io ho come la sensazione di aver mollato indietro qualcosa. E questo non va bene. Ok. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Eh sì, però c'è un problema. Se io richiamo l'ascia, si rialza quella. E infatti. Quindi, devo far così. Block's coming down. No! Nice one. E quindi ci siamo. Is there something else we can hit? Agevint. Qua non c'è nessun corvo di Odino, qui non si può passare più purtroppo. Credo che si siano un pochino ispirati a quello che è il paesaggio islandese, perché alla fin fine. No, di qua non posso passare. Perché alla fin fine ci sono. C'è tutto ciò in Islanda. Geyser. Zone innevate. Allora, io devo capire come cazzo fare, nel senso. Non si può saltare dall'altra parte? Ah, ho capito. Allora, congeliamo questo. E no. Ah, sì. E ce la facciamo, ce la facciamo. Voilà. A posto. Cos'è sta roba? Kvasir. Kvasir era uno degli. Se ne trovi altri dovresti raccogliere. Kvasir era il dio della poesia. L'alba dell'inesistenza. Una storia partorita dall'implacabile mente di Kvasir. Immaginate lettori con zelo. Creature metalliche. Che sfrecciano in cielo, nei mari più salati e sulla terra in schiera, ma un giorno domati da un'impavida guerriera. Ah, dalle origini sbiadite e dalle ciocche ramate, sta parlando di fei, cerca zone proibite sotto il fango celate. Ma deciso è il domani di questa giovane valente, ucciderà questi titani e salverà la sua gente. Oibò,
L'alba dell'inesistenza. Minchia. Ok, quindi troviamo anche le pagine di Vasir, il dio della... della poesia, che... per tutto il reame di... Va bene, buono. E qua come cazzo faccio? Spam. Sì, ma io mi sono perso dietro tutto un tocco gigante di gioco, eh. Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History? Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. Allora, bestiacci, facciamo una bella roba. Ho ucciso ancora. Dobbiamo tornare indietro. Vediamo se c'è una via che ci siamo persi. Poi, siccome qua arriveremo a Nidavellir, che è la capitale della città dei nani, cioè la capitale del regno dei rani, e sì, mi sa di sì, non voglio farmi inchiate, quindi torniamo indietro, vediamo se abbiamo esplorato tutto, e questo qua poi lo continuiamo domani in live. Va bene? Cioè domani in live, questa sera, quando cazzo sarà, quando vedrete, quando posterò. Io comunque queste cose le posterò, ragazzi, giornalmente, perché ovviamente il gioco verrà giocato giornalmente e immagino a una certa, un certo orario specifico, adesso devo ben capire quando. Quindi lì, a parte che lì c'è un montagnone gigante, eccoci, vedi che c'era un posto che non abbiamo visto, figa. C'è tutto da esplorare qui, noi siamo arrivati da lì, quindi dobbiamo andare di qua. C'è un buchino, mi ci infilo. Ci stiamo lasciando dietro di tutto e non me lo posso permettere. Ok, esploriamo per bene. Guarda, lì c'è un forziere. Sicuramente ci sarà un corvo di Odino da qualche parte, solo che io non li ho ancora visti. Non li ho neanche sentiti scintillare. Yikes. This place is wrecked. And yes, I am staying alert. There are probably tons of those grim around. Sì, ci saranno un bel po' di grim in giro. Ah, abbiamo uno di questi bei legnoni da usare per come arma. Pieno, tra l'altro. Va, chi ce l'è? Sera. No, girati, bimbo. Calmi, Tony. Ok, con calma, ragazzi. A lei. Dov'è la mia ascia? No, non ho preso un'età. Io andrei di Regio Sparta qui, sapete? Vieni qua. Ah, sì. Aia. E che cazzarola. Ci penso io. È andato. Cazzo, alla fine non ho usato i tronchi. Vedi che sono un cretino. C'ho i tronchi lì. Li ho tirati qua per niente. Ah, ma ci sono altri di loro. Ottimo. Bravo, Atreus. Mi sta piacendo un botto il gameplay, ragazzi, ma è troppo dinamico. È una figata, Danno da congelamento, perfetto. Vengano. Perfetto, ragazzi. Direi che sto pian piano entrando nel concetto di gioco. Allora, abbiamo da distruggere delle rune. Tra l'altro la musica è fighissima.
l'OTS del gioco che a me piace un botto. Molto celtico. Meno vichingo, più celtico. Allora, aspetta un attimo che cerco di capire dove cazzo devo andare. Opla. Che cazzo è sta roba? Forse non avrei dovuto. Non così. Va bene. Attenzione, guarda cosa c'era. Importantissimo. Magari troviamo un'abilità. Spero. Impugnatura di ossidiana mortali. Impugnature de... che intritono idee, non ho letto. Ah, è per le lame del caos. Figo, aumenta la forza. Impugnature di... questo aumenta forza e fortuna. Questo... sai che forse la fortuna ci starebbe. Impugnature che si nutrono del caos che dimora all'interno delle lame. Uccidere un nemico alimenta la furia di Sparta che contengono. Mica subito. Subito, belle tra l'altro. Madonna, che figata, ragazzi. Che figata. Ok, stiamo facendo la nostra build pian piano. Io sto distruggendo robe che alla fine, in fin dei conti non servono a un cazzo. Mi devo segnare quali sono le rune. Fermi tutti, torniamo giù. Non era di qua che si torna giù. Da dove cazzo si torna giù? Di qua. Non vedo. La T, la B e la N. Quindi la T. Qua abbiamo soltanto la N. Voilà. È una andata. Cerchiamo le altre. Eccoci. Addirittura. Mica ragazzi, sto posto qui, meno male che l'abbiamo visto, perché ci saremmo persi di tutto. Ci saremmo persi. Un nano morto, un altro nano morto. Sembra che dormano, che carini. Cosa c'è scritto qui? Good thing you learned the runes, brother. Fortuna che ho studiato le rune. Strada pericolosa. Attenzione, viandante, questa strada conduce a Nidavellir. Certo, ma conduce altresì pericoli oltre ogni immaginazione. Se ti importa un minimo della tua sicurezza, trova un'altra strada che ti porti alla città di ferro. Se dovessi riuscirci, cercami e diffonderò la notizia che la strada da te intrapresa ha impedito il tuo sventramento da qualche parte di, da parte di qualche creatura affamata e furente. Durlin. Tra l'altro Durlin mi ha capito essere un'entità un po' qua un po' là. Un nano un po' particolare. Io non so che cazzo sto combinando. E questo è un problema. E questo è un problema. Vabbè, mi butto. Ma se non mi fai vedere le rune, io come cazzo faccio a capire se ho girato dal lato giusto? Che cazzo serve sta roba? Dovrebbe sentirsi il suono. Ok, ce l'abbiamo fatta, credo. E un'altra l'abbiamo tolta, via la B. Procediamo. Amici? Sì, sento suoni. Piano, osso. Che bello, ragazzi. È bello anche fermarsi un attimino a guardare i paesaggi che hanno fatto. Cioè, qualcosa di allucinante. Ah, siamo tornati qua. Ma che minchia. Boh. Ci abbiamo azzeccato. Dammi un'abilità, però, per favore. Ah, corno di... rabbia massima aumentata, ha raccolto abbastanza corni di idromele. Abbiamo aumentato la nostra Regio Sparta. Buono. Allora, controlliamo... e proseguiamo, sì. Ah, ok, quindi Atreus ci dice se abbiamo concluso la zona esplorata. Fighissimo. Allora, salviamo. No, che nuovo salvataggio, vabbè. Salviamo e via. Let's go, go, go. Torniamo sulla nostra strada. Vediamo se abbiamo lasciato qualcos'altro indietro. Non credo, al massimo. Ragazzi, continueremo la prossima volta. Anche perché è passata un'oretta esatta di gioco. E in un'oretta abbiamo fatto tanto, Abbiamo esplorato l'inizio del Svartalfheim.
Qui l'abbiamo aperto, esatto, era quello che avevamo visto prima. Qui c'era tutta sta zona qui, che io credo si possa in qualche modo esplorare, no? Perché sarebbe un peccato, vedi, qua c'è un ponte. Cioè, è un peccato non poterla esplorare, sta roba. Mi sa che non si può esplorare, ragazzi, eh. Che bastardata. Eh sì, perché questo è quello che abbiamo aperto prima. Da qui siamo arrivati. Qua c'era il lago di prima. Peccato. Quindi le zone esplorabili erano solo quelle, va bene. Va bene. C'è sto ponticello qui che mi puzza di passaggio segreto. Non lo so, vedrò. Farò. Mi sta venendo in mente una roba. Ma Jörgumundr, il serpente... serpente glaciale, artico, boreale, che fine ha fatto? Si vede nella copertina del gioco, però non... adesso mi sto chiedendo, sono seriamente preoccupato per lui. Ok, proseguiamo di qua, salviamo e lo continuiamo la prossima volta, bestiacce. Quindi mi raccomando, fate bravi, fate buoni, io spero vi sia piaciuta questa puntata. Sono essenziali, se volete seguire la serie su ragazzi, su God of War, è essenziale assolutamente che voi guardiate questi off-screen, quello che è. Io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo appunto alla prossima puntata di God of War, va bene? Che dovrebbe essere tra l'altro una live su Twitch, quindi roba principale. Per questo non vado avanti, ragazzi, perché adesso dovremo incontrare Durlin e dobbiamo, penso, arrivare appunto alla città dei nani. Fate i bravi, fate i buoni, ragazzi, io vi ringrazio, questo gioco è eccezionale, spero che ve lo stiate giocando, spero che ve lo stiate godendo, se non è così, che state aspettando? Io vi voglio bene, iscrivetevi al canale, attivate sta cazzo di campanella delle notifiche, stavolta ve lo chiedo, ragazzi, perché altrimenti non saprete mai quando escono i nuovi gameplay. E niente, a 20.000 like si festeggia, si va in Piazza Duomo a sbocciare. No, assolutamente no, però... ciao.